Oggi, 8 marzo 2021, andiamo a commemorare ancora una volta la donna. Ci possiamo chiedere se nel XXI secolo abbia ancora senso ricordare le donne con una giornata dedicata. La risposta è sì, assolutamente sì. Non abbiamo ancora raggiunto la vera parità di diritti, auspicata anche nella nostra Costituzione negli articoli 2 e 3. Si possono poi citare anche gli articoli 37 e 51, il primo sui diritti della donna lavoratrice, il secondo sulle pari opportunità per l'accesso a cariche pubbliche e elettive. Ciò che però tocchiamo con mano tutti i giorni non sono leggi che a molti di noi possono sembrare astratte, bensì il vissuto quotidiano. E allora la nostra mente corre ai maltrattamenti fisici, i femminicidi di cui sentiamo tanto parlare, ma anche qualcosa che rimane più nascosto. Sono i maltrattamenti verbali dentro casa, le parole che possono causare in tutti noi sentimenti di debolezza verso l'altro. Un altro esempio, che riguarda sempre il maltrattamento verbale, questa volta fuori casa. Quante ragazze e donne che magari si trovano per strada, per andare o tornare dal lavoro, si sentono aggredite da fischi, da aggressioni verbali di gruppi di uomini per strada. Il risultato è uno. Quella ragazza si troverà impaurita e a pensare che magari a lei qualcosa di sbagliato. Questi esempi che ci portiamo dentro derivano da una tipologia di cultura da debellare e che deve essere superata attraverso uno strumento, l'educazione di tutti i futuri uomini e future donne. L'amministrazione comunale si mostra attenta al tema e sempre ricorderà questa giornata mantenendosi vicina e di supporto a tutte le donne. Eva, sorella, anima mia battezzata nel nome del peccato, io dico viva questo peccato che ci pesa in grembo dai secoli dei secoli. Eva, amica, compagna, io vedo la fatica di essere femmina, io conosco la rabbia di essere donna, io soffro lo sguardo che ci marchia e per questo ti prendo per mano, anima gemella. Ti perdono tutto. Mi perdono tutto. Vivi. Anche se ti guardano male. Anche se dicono che non puoi, non devi, non ti si addice. Anche se ti minacciano. Anche se vogliono ricacciarti al tuo posto. Anche se fai il doppio, il triplo della fatica. Vivi pienamente quello che per te vuol dire essere donna. Donna. Donna che doni la vita, tu che rispetti, che ami, che ti senti bella e che proteggi. Ti siedi su una panchina rossa perché sei caduta come una rosa non curata, perché urli disperata, dolore, non va bene. Ti meriti di sederti su una panchina arancio, per la tua tranquillità, rosa per la tua bellezza, azzurra per la tua gioia, verde per la tua speranza, bianca per la tua purezza, gialla per la tua dolcezza. Poesia della classe quinta B della scuola primaria di Caselle Landi. Da Ferite a morte di Serena Dandini, Alba Chiara. Non sono d'accordo. Ci sono milioni di uomini che amano veramente le donne. Sono tanti e sono meravigliosi, sono gentili e... Non sto parlando dei gay, sto parlando dei ragazzi che ti fanno sentire regina e principessa. Che gli piaci proprio come sei e non cercano un'altra dentro di te. Sono compagni di viaggio, amici, teneri amanti, come Luigi di Varese, amore mio bellissimo, che papà non ha voluto. Mio padre, a modo suo, mi voleva bene e anche mio fratello, ma mi hanno dovuto sgozzare perché io non sentivo ragioni. Io sono Amina, la sposa cadavere. Con Luigi ci stavamo sposando di nascosto,
ma qualcuno ha fatto la spiata e all'alba mi hanno giustiziato. Poi mi hanno seppellito in giardino, sotto il melograno. Mamma non ha voluto guardare. Non mi aspettava Luigi di Varese, giovane meccanico italiano con officina in proprio, che mi aveva insegnato tutte le canzoni di Vasco e le urlavamo al vento sulla sua moto marca Ducati mentre andavamo a ballare. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. E proprio in un'alba chiara hanno deciso che mi dovevano domare. Ma io sono sempre stata una cavalla pazza e ho resistito fino alla fine. Non mi aspettava Luigi di Varese. Ero stata già promessa a qualcun altro. Per me era prevista un'altra storia, scritta da quando ero piccola, che non si poteva cancellare. Una storia che veniva da tanto lontano, dalla valle di Bamiyan, dove vivono ancora i miei nonni. Ma i Buddha giganti di pietra non ci sono più, facevano paura ai talebani e li hanno abbattuti per sempre. Anch'io facevo paura e non ero neanche un gigante. Gliel'ho chiesto quella mattina: «Mamma, posso scrivermi un'altra storia? La invento da me, come i vestiti che so farmi da sola, quelli sbracciati, colorati, che metto di nascosto. Vorrei una storia così, con un finale diverso, dove ci sia pure il viaggio in motocicletta che voleva Luigi, su, su, fino a Capo Nord, per scoprire le notti bianche che sono bianche, proprio come l'alba chiara di Vasco». Invece mi è rimasto solo l'arancione del melograno che fiorisce a ogni primavera e fa frutti succosi, ricchi di semi rossi. Rossi, sì, rossi come il mio sangue. Mia madre ha sacrificato i suoi sogni affinché potessi sognare io. Rifletto sul modo in cui mio padre ha ripescato la famiglia dalla povertà senza sapere che cosa fosse una vocale. E mia madre ha allevato 4 figli senza essere in grado di comporre una frase perfetta in inglese. Una coppia scombussolata, atterrata sul nuovo mondo con speranze che lasciavano in bocca l'amaro del rifiuto. Niente famiglia, niente amici, solo uomo e moglie. 2 lauree senza valore, una lingua madre ormai sconnessa, un ventre gonfio che conteneva un bambino, un padre in ansia per il lavoro e l'affitto perché il bambino sarebbe arrivato comunque. E per una frazione di secondo hanno pensato: è forse valsa la pena di investire tutti i soldi nel sogno di una nazione che ci sta inghiottendo? Papà guarda gli occhi della sua donna e vede la solitudine che vive dove c'era l'iride. Vuole darle la casa in un paese che la guarda con la parola visitatrice avvolta alla lingua il giorno delle nozze. Lei ha lasciato un villaggio intero per essere sua moglie, ora ha lasciato un paese intero per essere guerriera, e quando è arrivato l'inverno avevano solo il calore dei loro corpi per scacciare il gelo, come 2 parentesi, l'uno rivolta all'altra per tenere vicine le parti più care, i figli, una valigia piena di vestiti, l'hanno trasformata in una vita e in buste pagamensili, per far sì che i figli di immigrati non li odiassero per il fatto di essere figli di immigrati. Hanno lavorato troppo, si vede dalle mani. Gli occhi implorano sonno, ma le nostre bocche imploravano d'essere nutrite. E questa è la cosa più artistica che io abbia mai visto. È poesia per queste orecchie che non hanno mai udito il suono della passione. E la mia bocca è piena di cioè e tipo quando guardo il loro capolavoro. Perché la lingua inglese
Non ha parole che possano esprimere una tale bellezza. Non so comprimere la loro esistenza in 26 lettere e dichiarare che quella è una descrizione. Una volta ci ho provato, ma gli aggettivi necessari a descriverli neppure esistono. Perciò mi sono ritrovata con pagine e pagine, parole piene seguite da virgole e altre parole e altre virgole, per poi rendermi conto che al mondo ci sono cose talmente sconfinate da non ammettere punto a fine frase. E allora non ti permettere di deridere mia madre quando apre la bocca e ne esce un inglese sconnesso. Non provare vergogna davanti a una che ha solcato nazioni per stare qui, affinché non ti toccasse valicare una linea costiera. Il suo accento è denso come il miele. Reggilo con la tua vita. È l'unica cosa che le è rimasta della patria. Non calpestare quella ricchezza, semmai appendila alle pareti dei musei, accanto a Dalì e Van Gogh. La sua vita è brillante e tragica. Baciale il lato della gota morbida. Lei sa già come ci si sente a farsi ridere in faccia da un'intera nazione quando si parla. Lei trascende la nostra punteggiatura e la nostra lingua. Noi saremo anche capaci di dipingere quadri e scrivere storie. Ma lei ha fatto tutto un mondo da sola. Guarda un po'. Che arte. Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite, insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece di compassione ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai. Madre Teresa di Calcutta. Donna, io sono donna, come tutte le donne respiro, ansimo, lavoro, prego, piango, soffro. Amo perché non esistano più violenze, femminicidi, omicidi, in quanto le donne devono avere la sicurezza di poter girare per strada da sole, di sera, vestite come pare piace. E gli uomini le devono rispettare tutti, insegniamoglielo. Non cerco di cambiare il mondo. Spero che tutto questo diventi sottinteso, diventi legittimo, diventi automatico, insomma. Sono orgogliosa di essere donna e porterò delle scarpette rosse il giorno dell'8 marzo, un giorno in cui i nostri mariti e fidanzati ci portano la mimosa, che non sia solo un gesto commemorativo delle operaie morte in quella fabbrica tanti anni fa, ma sia un gesto di speranza, di pace e di eguaglianza. Grazie, Mariangela Ferrarini. Poesia di Antonia Pozzi. Anima, sì come il pino, che tutto l'inverno distende nella bianca aria vuota le sue braccia fiorenti e non cede nemmeno se il vento, recandogli da tutti i boschi il suono di tutte le foglie cadute, gli sussurra parole d'abbandono, nemmeno se la neve, gravandolo con tutto il peso del suo freddo candore, immolla le fronde e le trae violentemente verso il nero suolo. Anima, sì come il pino, e poi arriverà la primavera e tu la sentirai venire da lontano, col gemito di tutti i rami nudi che soffriranno per rinverdire. Ma nei tuoi rami vivi la divina primavera avrà la voce di tutti i più canori uccelli, e ai tuoi piedi fiorirà di primule e di giacinti azzurri la zolla a cui t'aggrappi nei giorni della pace come nei giorni del pianto.
di Teresa Wilmsmont. Autodefinizione. Sono Teresa Wilmsmont e anche se sono nata 100 anni prima di te, la mia vita non è stata tanto diversa dalla tua. Anche io ho avuto il privilegio di essere donna. È difficile essere donna in questo mondo. Tu lo sai meglio di tutti. Ho vissuto intensamente ogni respiro, ogni attimo della mia vita. Ho distillato una donna. Hanno cercato di reprimermi, ma non ci sono riusciti con me. Quando mi hanno voltato le spalle, io ci ho messo la faccia. Quando mi hanno lasciata sola, ho dato compagnia. Quando hanno voluto uccidermi, ho dato vita. Quando hanno voluto rinchiudermi, ho cercato la libertà. Quando mi amavano senza amore, ho dato ancora più amore. Quando hanno cercato di zittirmi, ho urlato. Quando mi hanno picchiato, ho risposto. Sono stata crocefissa, morta, sepolta dalla mia famiglia e dalla società. Sono nata 100 anni prima di te. Comunque, ti vedo uguale a me. Sono Teresa Wilmsmont e non sono adatta per le signorine. Le donne devono sempre ricordarsi chi sono e di cosa sono capaci. Non devono temere di attraversare gli sterminati campi dell'irrazionalità e neanche di rimanere sospese sulle stelle di notte, appoggiate al balcone del cielo. Non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai. Il mio corpo è un mosaico composto da tanti piccoli tasselli. Ogni tassello è un nome di donna. Il mio corpo è stato costruito da tanti nomi, da tante donne, donne vere, donne solo immaginate, conosciute per testi, quadri, canzoni, donne amiche, donne rivali, donne. Io sono una donna e sono un insieme, unicum realizzato di tutte loro. Grazie Anna, Laura, Raffi, Silvia, Maria, Daniela, Lorena, Francesca, Stefi, Chiara, Cristina, Elena. Grazie a tutti i nomi che fondendosi hanno dato la vita ad un unico nome, il mio, Lucia. Sono Anna Carla, ho 67 anni e ancora ho una gran voglia di vivere. I miei auguri per tutte voi con la traduzione di una canzone dei Queen, chiamata per tutte le ragazze. Chiamata per tutti i ragazzi, chiamata per tutte le ragazze, chiamata per tutta la gente in strada. In tutto il mondo portate questo messaggio, un messaggio per voi. Questo messaggio è vero, questo messaggio è amore, un messaggio d'amore lontano e vicino, un messaggio d'amore affinché tutti lo ascoltino. Delle notti insonni vi attendono, avvertite una presenza estranea che arriva lenta, una sorta di flusso di speranza. Attraverso tutto il mondo si diffonde come una malattia silenziosa. Anche voi ne sarete colpiti. Questo messaggio è amore. Un messaggio d'amore lontano e vicino. Un messaggio d'amore affinché tutti lo ascoltino. Chiamata per tutti i ragazzi, chiamata per tutte le ragazze. Un abbraccio forte a tutte quante. Tu vuoi sapere come sono? Molto mutevole, come gira il vento. Forte, fortissima, posso affrontare qualunque cosa. E poi mi basta una piccola frase, o un gesto, e uno sguardo, e mi fanno crollare in un attimo come se fossi d'argilla.
È così per tutto, per l'amore, la bellezza, l'amicizia, tutto funziona benissimo, poi d'un tratto si inceppa e crolla. Un terremoto. I piani dentro di me si accartocciano uno sull'altro, muri sventrati, un letto vuoto al terzo piano, un tavolo senza le sedie al secondo, mobili da cucina appoggiati all'unica parete rimasta al piano terra e una bambola, sfigurata, sputata fuori dalla cantina. Io mi sento così, a pezzi. Il mondo non sembra più un posto per me. Poi, come quando si va all'indietro nelle scene del film, il palazzo si rimette in piedi, senza una fessura, senza una crepa, come se non ci fosse stato nessun terremoto. E io vivo di nuovo tra gli altri, sicura, tranquilla, ma nessuno sa quello che ho dentro. Sorridi, donna. Sorridi sempre alla vita. Anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti. Sorridi ai tuoi dolori. Sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino. Faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma. Un battito d'ali. Un raggio di sole per tutti. Io oggi voglio dire solo un grande no, il no di Rosa Parks, che si rifiutò di cedere il suo posto sull'autobus ad un uomo bianco e che diede inizio alla lotta contro la segregazione nel sud degli Stati Uniti. Il no di Franca Viola, che decise di non sposare il suo rapitore d'aguzzino con un matrimonio riparatore e divenne il simbolo di libertà e dignità per tutte quelle donne che dopo di lei avrebbero subito le stesse violenze. Il no di Frida Kahlo, che nella sua arte ha rivoluzionato i canoni della bellezza femminile contro le imposizioni sociali dell'epoca. Il no di Malala Yousafzai ai talebani, che la volevano sottomessa ed ignorante, ed ha lottato per il diritto allo studio e all'istruzione di tutte le bambine e i bambini del mondo. Il no di tutte quelle donne che ogni giorno della loro vita si impegnano perché questo mondo sia sempre migliore per tutti, ma soprattutto per quelli che non hanno voce e non possono gridare il loro no alle ingiustizie e alle violenze. Chiamare la donna il sesso debole è una calunnia, è un'ingiustizia dell'uomo nei confronti della donna. Se per forza si intende la forza bruta, allora sì, la donna è meno brutale dell'uomo. Se per forza si intende la forza morale, allora la donna è infinitamente superiore all'uomo. Non ha maggiore intuizione? Maggiore abnegazione? Maggior forza di sopportazione? Maggior coraggio? Senza di lei l'uomo non potrebbe essere. Se la non violenza è la legge della nostra esistenza, il futuro è con la donna. Mahatma Gandhi. A tutte le donne, di Alda Merini. Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso, sei un granello di colpa anche agli occhi di Dio, malgrado le tue sante guerre per l'emancipazione. Spaccarono la tua bellezza e rimane uno scheletro d'amore, che però grida ancora vendetta. E soltanto tu riesci ancora a piangere e poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, poi ti volti e non sai ancora dire e taci meravigliata e allora diventi grande come la terra e innalzi il tuo canto d'amore. Quelle come me, di Alda Merini. Quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come me donano l'anima, perché un'anima da sola è come una goccia nel deserto. Quelle come me tendono la mano ed aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio di cadere a loro volta. Quelle come me guardano avanti,
anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Quelle come me cercano un senso all'esistere e quando lo trovano cercano di insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. Quelle come me, quando amano, amano per sempre. E quando smettono d'amare solo perché piccoli frammenti di esse giacciono inermi nelle mani della vita. Quelle come me inseguono un sogno, quello di essere amate per ciò che sono e non per ciò che si vorrebbe fossero. Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che ormai sono caduti nel dimenticatoio dell'anima. Quelle come me vorrebbero cambiare, ma il farlo comporterebbe il nascere di nuovo. Quelle come me urlano in silenzio perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Quelle come me sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti lasceranno andare senza chiederti nulla. Quelle come me amano troppo, pur sapendo che in cambio non riceveranno altro che briciole. Quelle come me si cibano di quel poco e su di esso purtroppo fondano la loro esistenza. Quelle come me passano inosservate, ma sono le uniche che ti ameranno davvero. Quelle come me sono le uniche che nell'autunno della tua vita rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai mai voluto. Buongiorno, sono Antonella Sudati di Caselle Landi. Per molti anni ho fatto parte del consiglio di amministrazione della Fondazione Carlo Lamberti di Codogno. Perché vi cito questa cosa? Perché il signor Carlo Lamberti, ricco proprietario terriero, con beni anche in Caselle Landi, alla sua morte ha voluto che si creasse una fondazione che pagasse gli studi alle bambine. Sì, proprio alle bambine. Perché lui vedeva in che condizioni vivevano, frequentavano le scuole sino alla seconda elementare, le più fortunate arrivavano in quinta, e poi al lavoro, sottomesse da padroni, da mariti talvolta violenti. In questo giorno voglio dire a tutte le ragazze, voi che avete le possibilità, studiate. Leggete, ricercate, perché solo con una mente aperta e libera si raggiunge l'indipendenza. Buona festa della donna a tutti. La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l'abbraccio che include il coraggio di donarsi. Papa Francesco. Cara donna, ti dicono che devi essere indipendente, così da poter avere il potere di fare e dire quello che vuoi. Te lo dicono in buona fede che devi essere indipendente, ma non esserlo nel lavoro, economicamente, nella vita privata, non ti rende muta, non ti toglie dignità, non ti rende di serie B. Non fa di te una donna che deve subire o accettare parole, comportamenti o situazioni che ti fanno male o che non vuoi. Non è un ricatto, cara donna. Se hai poche centinaia di euro sul tuo conto o non riesci a pagare un mutuo, puoi dire cosa pensi. Se hai dei figli o li vorresti, puoi dire cosa pensi. Se non li hai, puoi dire cosa pensi. Se hai una busta paga e sei dunque, tra virgolette, fortunata, perché a fine mese hai una entrata fissa, anche se non ami ciò che fai, puoi dire cosa pensi.
se non stai lavorando, puoi dire cosa pensi. Se sei peccatrice, bugiarda, arrabbiata, fallibile, umana, puoi dire cosa pensi. Cara donna, stai annuendo. Ora alzati, ricorda che hai solo una vita e che le parole che ti ho detto possono però anche diventare scuse e alibi per stare ferme quando si è troppo stanche, provate, sole. Per fare cosa? Per cercare un lavoro, per studiare, per cambiare. Cara donna, sono come te. Il silenzio lasciamolo a chi non conosce il valore delle parole. Buongiorno, sono Mara Benedetti di Caselle Landi. Amo scrivere poesie. Chi conosce la mia poesia sa che il tema predominante è spesso quello della natura. Di recente invece ne ho scritta una dove la protagonista è una donna, immersa nella natura. Mi ha colpito l'amore che trasmetteva alle sue piante e ai suoi fiori. Questo perché penso che la donna sia una fonte di potere e di vita in qualunque situazione la si trovi. Quel giorno sono rimasta lì ad osservarla senza che lei se ne accorgesse. E da qui è nata questa poesia, dal titolo Dialogo muto. Ho visto una signora distinta ammirare il suo giardino. I riccioli bianchi spiccavano nel verde, come rose appena fiorite. Scrutava le foglie dell'acero, quasi volesse leggerne la storia, per svelarla al faggio pendulo poco distante. Con la vestaglia accarezzava il prato e leggiadra avanzava tra i platani. Sorrideva alla ginkgo biloba, ignara di tutti e di me, che a quel dialogo muto sarei rimasta ore a far da spettatrice. Grazie e un augurio speciale a tutte le donne. Gli obblighi del matrimonio. Renderò i miei denti bianchi e brillanti e il mio giro vita così sottile da vestirmi per un matrimonio con te. A volte sento che non c'è nulla davanti a me, ma decido comunque di sposarti. Il mio bacino si spezzerà dentro il tuo nome, mentre io cercherò di essere la tua ragazza del sabato sera, anche se ho un bambino su un fianco e un cesto di biancheria sull'altro. Cercherò di sorridere e stare sveglia, anche se non dormo da decenni. La poesia è di Tiffany McDaniel, dalla raccolta Queste voci mi battono viva. Io sono Manuela Galli. Da donna a donna, quando capita di non sentirci abbastanza per qualcosa o per qualcuno, quando ci capita di incontrare qualcuno che non crede in noi, che non ci rispetta e sminuisce il nostro valore, fermiamoci e respiriamo. Abbassiamo lo sguardo per incrociare gli occhi della bambina che eravamo, prendiamola per mano e rialziamo lo sguardo. E per quella bambina che siamo state, che è ancora in noi, lottiamo per i suoi sogni, per la sua grandezza, per la sua innocenza e la sua bellezza. Difendiamola come se fosse nostra figlia, nipote, madre o sorella e non permettiamo a nessuno di dirle che non è abbastanza. Tre donne senza le quali io non esisterei. Mia nonna Iole, bellissima, bionda, dagli occhi grigi. Durante la guerra mio nonno era partigiano, lei faceva finta di non esserlo. Ha trascorso 3 anni portando la corrispondenza per i partigiani in bicicletta da Cremona a Piacenza, riempiendo sotto la veste un grembo che non avrebbe mai dato alla luce la vita. Subito dopo la guerra accettò in affido mia madre per poi adottarla. Mia nonna Bruna, il marito, partì per la guerra quando mio padre aveva pochi mesi. Lo ha cresciuto ed ha lavorato aspettando il ritorno di quel marito prigioniero lontano. Mia madre, il marito lo aveva vicino. Con tutto il suo trascorso di dolore, la salute gravemente compromessa, ci ha dato la vita, ci ha cresciuti ed amati. A queste tre donne dico chapeau. Donna abbastanza, di Erika Jong. Poiché le ore di mia nonna furono torte di mele al forno e polvere da spolverare e biancheria che ingiallisce e punti da dare a orli che inevitabilmente si sfilacciano, io non faccio quasi mai le faccende di casa, sebbene ami molto la casa e mi piaccia vederla pulita.
poiché i minuti di mia nonna venivano risucchiati nel ruggito dell'aspirapolvere, poiché essa ballava il valzer della lavatrice e si strappava i capelli in attesa dell'idraulico, io mando i miei panni sporchi in lavanderia e vivo in una casa polverosa, sebbene davvero mi piacciono le case pulite come piacciono a tutti. Sono donna abbastanza per amare impastare la pasta del pane tanto quanto sentire i tasti della macchina per scrivere sotto i miei polpastrelli ticchettare. L'odore della biancheria di bucato e l'aroma del sugo che soffrigge mi sono quasi tanto cari quanto l'odore della carta e dell'inchiostro. Vorrei che non vi fosse da scegliere, vorrei essere due donne. Vorrei che le giornate fossero più lunghe, ma sono molto brevi, quindi scrivo mentre la polvere si accumula. Siedo alla scrivania ricordando mia nonna e tutte le mie madri e i minuti da esse perduti ad amare la casa più che se stesse. E l'uomo che amo pulisce la cucina brontolando solo un po', poiché sa che dopo tutti questi secoli è più facile per lui che non per me. Poesia di Yuman Haddad, libanese, scrittrice, giornalista e attivista per i diritti delle donne. Nessuno può immaginare quel che dico quando me ne sto in silenzio. Chi vedo quando chiudo gli occhi e come vengo sospinta quando vengo sospinta? Cosa cerco quando lascio libere le mie mani? Nessuno sa quando ho fame, quando parto, quando cammino, quando mi perdo. E nessuno sa che per me andare e ritornare indietreggiare, che la mia debolezza è una maschera e la mia forza è una maschera, e che quel che segue è una tempesta. Credono di sapere e io glielo lascio credere e avvengo. Hanno costruito per me una gabbia affinché la mia libertà fosse una loro concessione e ringraziassi e obbedissi. Ma io sono libera prima e dopo di loro, con loro e senza di loro. Sono libera nella vittoria e nella sconfitta. La mia prigione è la mia volontà. La chiave della prigione è la loro lingua, ma la loro lingua si avvinghia attorno alle dita del mio desiderio e il mio desiderio non riusciranno mai a domare. Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà e io glielo lascio credere e avvengo. Cara donna, ti dicono che devi essere indipendente, così da poter avere il potere di fare e dire quello che vuoi. Te lo dicono in buona fede che devi essere indipendente, ma non esserlo nel lavoro, economicamente, nella vita privata, non ti rende muta, non ti toglie dignità, non ti rende di serie B, non fa di te una donna che deve subire o accettare parole, comportamenti o situazioni che ti fanno male o che non vuoi. Non è un ricatto, cara donna. Se hai poche centinaia di euro sul tuo conto o non riesci a pagare un mutuo, puoi dire cosa pensi. Se hai dei figli o li vorresti, puoi dire cosa pensi. Se non li hai, puoi dire cosa pensi. Se hai una busta paga e sei dunque, tra virgolette, fortunata, perché a fine mese hai una entrata fissa, anche se non ami ciò che fai, puoi dire cosa pensi. Se non stai lavorando, puoi dire cosa pensi. Se sei peccatrice, bugiarda, arrabbiata, fallibile, umana, puoi dire cosa pensi. Cara donna, stai annuendo. Ora alzati, ricorda che hai solo una vita e che le parole che ti ho detto possono però anche diventare scuse e alibi per stare ferme quando si è troppo stanche, provate, sole. Per fare cosa? Per cercare un lavoro, per studiare, per cambiare. Cara donna, sono come te. Il silenzio lasciamolo a chi non conosce il valore delle parole. Da donna a donna. Cara amica, sorella, figlia, mamma, la cosa migliore che tu possa fare è credere in te stessa. Non avere paura di tentare
e non avere paura di cadere? E se capitasse, rialzati e prova ancora. Prova ancora. Sono coraggiose le donne. Costa caro, ma bisogna ammetterlo. La fragilità, solo uno stato culturale, più che uno stato biologico. Sono forti e coraggiose le donne quando scelgono la solitudine, rinunciano ad un falso amore, smascherandone la superficialità. Sono coraggiose le donne quando crescono i figli senza l'aiuto di nessuno, rivalutando l'ancestrale primato, quello di essere mamma. Hanno il coraggio di non chiedere a uomini che sono anche padri la loro presenza, puntualmente assente. Uomini che rifuggono le proprie responsabilità, trincerandosi in comodi ruoli o paraventi infantili di adulti mai cresciuti. Sono forti e coraggiose le donne quando, a discapito di tutto e di tutti, scelgono i propri compagni, costruendo solide storie, spendendo patrimoni contro la morale comune. Sono forti e coraggiose le donne quando sopportano violenze di ogni tipo per salvaguardare quello che resta di famiglie che non sono più tali. Sono la speranza del mondo le donne. In qualsiasi circostanza continuano a far nascere uomini che poi le tradiranno. Cantiamo con forza, chiediamo giustizia, gridiamo per quelle che più non ci sono. Se toccano una rispondiamo tutte, che suoni più in alto, non una di meno, che suoni.